Salve a tutti ragazzi, sono Felix96 in canale Dino Street, aka Dinosauro 1234567 e Giusy95, e appunto sono sempre in modalità libera. E praticamente ho fatto questo video perché questi due ragazzi mi hanno insegnato un bug a Fort Mercer, come potete vedere dalla mappa. E ok, vedete Fort Mercer. E praticamente abbiamo fatto questo video perché è un bug che non è un grande bug, però l'ho fatto così per segnalare anche questo, dato che comunque i grandi bug ormai sono già stati tutti segnalati. Intanto qui, aspetta, avvicino un po' la telecamera. È stato appunto, vedete, c'è il cazzo che si è preso in culo MNL mezza Seghez. Vedete, è bello duro e lungo come piace a lui. Ovviamente tutto nel culo, ovviamente. È stato disegnato con la collaborazione di The Dino e Juicy. Adesso ragazzi, sono in questo posto, Fort Mercer appunto, per fare questo bug ragazzi, dai. Ora entriamo a Fort Mercer, prima ripuliamo il covo. Ho deciso di far vedere anche voi il covo, il completamento del covo nel caso in cui magari... Ah, il controller si è scollegato in diretta, aspetta un attimo. Anche il controller che si è scollegato è fantastico. Certo, lo facciamo in live, non mi importa. Allora, un attimino che collego il joystick. Allora, ok, la play l'ho collegato. E anche al joystick. Cazzo. Ok, perfetto. Ok, eccoci qua sempre al covo. Siamo più o meno tipo di... non lo so, cos'è questo covo? Cioè, sembra quasi tipo... tipo il tramonto, non so, insomma, comunque sta finendo la giornata. E praticamente, ecco, ora ammazziamo tutta sta gente. E no, niente, ecco. Che dire, no, nulla. Il video, ve lo ripeto, ci saranno due bug, ma due bug completamente, ragazzi, un po' inutili. Ecco, grazie alla gente che mi brucia, perfetto. Ecco, la torcia umana, buono. Ok, usiamo lo shotgun, tanto sto bruciando, cazzarola. Ah no, eccolo, proprio da infame a terra, vabbè. Allora, no, niente, praticamente... allora, ho detto, sto realizzando questo video perché... per questi due bug. Il primo consisterà praticamente nel prendere un cavallo, e con questo cavallo potete girarvi tutta Fort Mercer, assolutamente tutta. Quindi è anche abbastanza carina l'idea, secondo me. Non è un bug appunto di quelli, insomma, stupendi come Rapid Fire, però dai... può andare bene, no? Quindi ho deciso di metterlo. Poi ragazzi, la telecamera nuova, non so se avete notato, è anche un po' più, insomma, più carina, più... non è sempre una grande qualità, però anche le scritte, come vedete, si leggono in maniera molto chiara, quindi ho detto vai, facciamolo. Allora, oddio, ora è spawnata tutta quella gente. Dinamite, vai. Allora, non è che mi fai copi così, tanto per, però ho detto bah, facciamoli così perlomeno... faccio vedere anche il covo. Nel caso qualcuno non ci abbia giocato, vede un po' com'è, che ne so, Fort Mercer, così, che sai, Fort Mercer comunque è un posto che ci dovete vagare sempre, quindi ok. Cioè, nel senso, è il primo posto in cui inizierete la storia con Bill Williamson, quindi è una roba lunga. Allora, ragazzi, il bug si svolge tutto qua. Praticamente, vedete, allora, credo sia questa la finestra. Sì, questa finestra qua, va bene? Accanto a questa porta che è prima dell'angolo, dopo queste altre due porte, ok, queste due porte. Cosa succede? Voi prendete un cavallo, avvicino un po' la telecamera, ok. Prendete, Madonna pulita, ok, aspetta. Meno male che non mi è scappato il moco in diretta, ok. Prendete questo cavallo e fate come fa Giusy, guardate. Vai, Giusy, fallo un po' te prima. Ecco, l'ha filato, ovviamente. Ok, vedete, entrate qua dentro. Vai, Dino, fallo te. Ok. Praticamente saltate questa specie di muretto. Ecco, anch'io ho failato. Ok, mettete la testa dentro del cavallo e poi premete il quadrato. Boh, vi ritrovate dentro. Poi vedete che il cavallo passa. Ok, aprite la porta con uno sparo e passa tutto, vedete? E una cosa che potete fare anche in questo bug è che praticamente potete salire le scale, mentre di normale su Red Dead non si può fare, no? Col cavallo non puoi fare questa roba. Poi si può anche salire sopra i tetti, tipo potete fare tipo una specie di rimbalzo, tipo il primo che mi viene in mente è in questa casetta qua. Aprite la porta e c'è questo tipo letto, no? Aspetta, vedete, passate di qua. Ok, c'è questo letto, guarda, saltate qua sopra e saltate sopra. Ok, ora no, ora l'ho failato di nuovo, porca puttana. Durante il video devo failare tutto. Ok, allora salto.
Ok, dai, sono sopra. Ok, vedete, tipo, e so, potete girarvi un po' tutto, comunque potete arrivare anche qua sopra, dove c'è la Gatling, per fare, boh, non lo so. Comunque, non è una roba utilissima. Ecco, in questo letto qua potete anche salire, vedete. Non è una roba utilissima, però, boh, ragazzi, che vi devo dire, per fare un bug, diciamo che si deve. Oh, cazzo, ora non mi riesce, porca puttana, vabbè. Comunque, vabbè, avete reso l'idea, dai. L'altro bug, insomma, che è ancora più stronzata, è questo, allora. Ora riesco da cavallo. Vedete, c'è il mirino, no? Questo qua. Il mirino normale, no? Ok. Se lo volete togliere, dovete fare questa cosa qua, praticamente. Voi tenete puntato, no? Premete L2 per puntare ed L1, ok? Quindi quello che mi mette questa schermata qua. Poi premete due volte il tasto del dead eye, che sarebbe R3, due volte. Vedete che il mirino sparisce, no? Vedete? Il mirino è sparito e posso sparare comunque. Poi lo puoi rimettere, poi lo puoi levare. Sì, l'headshot ovviamente si può fare, diventa molto più complicato, ecco, in questo caso, vedete. Però, diciamo, è una stronzata, è così se volete fare una cagata un giorno e fate in questo modo. Comunque, ragazzi, anche per questo video è tutto, da Felix96, dei Dino Street e Giusy95. Alla prossima, mettete mi piace, iscrivete e lasciate un commento.